quello che vorrei dire. Prego. Ma grazie, tanto complimenti davvero per la giornata di oggi. È un modo intelligente di affrontare il percorso per le primarie. Abbiamo grande bisogno di dimostrare che stiamo riflettendo, che stiamo cercando di capire dove abbiamo sbagliato, stiamo cercando di individuare la strada per consentire al Paese di chiudere questa stagione terribile in cui ci siamo trovati. E questo passa inevitabilmente, giustamente, attraverso una riflessione sui contenuti, quindi molto giusto queste tavole rotonde tematiche e la ricerca non soltanto degli argomenti di polemica, ma anche invece degli argomenti su cui fanno meno notizie magari, ma che richiedono, che sono indispensabili per poter davvero cominciare un cammino lungo, perché sarà un cammino lungo, che richiede un impegno duplice. Uno è immediato, cioè migliorare, rafforzare il nostro ruolo di opposizione a Salvini, a questa destra reazionaria che comparsa improvvisamente nel paese in modo così violento, che sembra minare quel terreno di valori condivisi che non è mai stato messo in discussione neanche quando gli scontri nel nostro paese erano politicamente molto forti. È un lavoro complicato, è un lavoro che non si fa soltanto in Parlamento, ma che si fa soprattutto perché il campo dell'opposizione è un campo molto frazionato, molto diviso, molto stordito, come avviene sempre dopo le sconfitte. Questo lavoro non può che passare da un ruolo di guida del Partito Democratico, quindi il Congresso serve innanzitutto per questo, rimetterci in condizione attraverso la scelta del leader, attraverso la scelta della linea da condurre e da portare avanti nei prossimi anni, metterci in condizione di ricostruire un campo che riesca a contrastare efficacemente questa destra, iniziando dalle cose quotidiane di governo, ma non fermandosi soltanto a questo, ma facendo un lavoro più profondo, che è una ricostruzione di valori, un lavoro più di lungo termine. Io mi chiedo spesso come mai, non so se lo chiedete anche voi, come mai, cos'è successo per avere un po' intorpidito così le capacità reattive. Non è soltanto un problema della politica del PD, è un problema in generale della società civile, della sinistra, dei mondi riformisti o progressisti. Perché negli anni di Berlusconi, quando l'abbiamo contrastato con durezza, c'è stata quella capacità reattiva così forte, così trasversale, così condivisa nel paese, dalla politica, i giornali, gli intellettuali, le forze sociali, i sindacali? C'era una grande mobilitazione, una grande capacità reattiva. Eppure è brutto fare una gerarchia di pericolosità. A Berlusconi aveva una serie di problemi enormi che abbiamo denunciato negli anni, anche sconfiggendolo, quando siamo riusciti a sconfiggerlo, dal conflitto di interessi all'inefficienza di governo, a tutte le cose che sappiamo, di cui abbiamo parlato per anni. Ma non c'era il razzismo, non c'era l'antieuropeismo così violento. E quindi se Salvini ha un livello di pericolosità più alto, io ritengo che così sia, mi chiedo perché non c'è una proporzionale capacità di reazione della politica e della società civile. È quello che dobbiamo ricostruire. Ed è un lavoro di lungo termine che passa, oltre al contrasto delle scelte quotidiane, passa attraverso una ricostruzione di valori, di comune sentire, probabilmente attraverso un cambiamento che dobbiamo fare anche noi, riuscire a parlare in un modo più immediato. Vedete, la destra, il populismo nel mondo, ma in particolare in Italia, ha avuto la straordinaria capacità, l'ha detto bene Magatti, l'hanno detto altri, di prendere i sentimenti. Paura, la Lega, rabbia, i 5 Stelle. I sentimenti arrivano diretti, non c'è bisogno di tante spiegazioni, poi le parole e i gesti sono conseguenti. Arrivare direttamente attraverso i sentimenti. Noi abbiamo risposto con il buon governo, la competenza, la rivendicazione qualche volta fastidiosa delle cose che abbiamo fatto, o addirittura la presunzione di dire solo noi possiamo governare, come troppe volte si è fatto nella scorsa campagna elettorale, solo noi possiamo governare un paese così difficile come l'Italia, la presunzione insopportabile quando viene manifestata dai gruppi dirigenti. Non abbiamo saputo contrapporre un sistema di valori che arrivi direttamente alla gente, eppure i valori ci sono: la fraternità, il diritto alla salute, il welfare sociale, la protezione sul lavoro, ce ne abbiamo di cose che possono arrivare dirette attraverso lo strumento dei sentimenti. Bisogna fare un lavoro di ricostruzione che passa, vengo al tema di questa parte della mattinata, che passa attraverso un lavoro lungo, difficile, che non dà frutti nell'immediato, che è investire sulla conoscenza.
tutte le paure di questo tempo, la paura della globalizzazione, la paura del diverso, la paura dell'immigrazione, la paura della perdita di benessere conquistati, di livelli di benessere conquistati faticosamente, tutte queste paure hanno l'antidoto più forte nella conoscenza, nella cultura, nell'educazione. Bisogna fornire gli strumenti alle persone e ai ragazzi perché non cadano in quelle paure, ma cerchino di capire paure reali, non inventate come qualche volta abbiamo detto, paure reali figlie di questo tempo, capire come offrirgli degli strumenti per contrastarle, per governarle, per gestirle. E questo passa attraverso la conoscenza, è quello che abbiamo cercato di fare, che è quello che negli anni da ministro io ho cercato di fare, è stato riavvicinare le persone alla cultura. In un paese che è così orgoglioso della propria storia, del proprio patrimonio culturale, poi un paese in cui si va al cinema meno di altri, si va al museo meno di altri, si va a teatro meno di altri, si legge meno di altri, non c'è qualcosa che non funziona. E molte delle cose che abbiamo fatto in questi anni erano finalizzate a questo, la domenica gratuita ai musei che stanno smontando, perché andava troppa gente ai musei, ma come si fa a dire troppa gente? Quando la prima domenica del mese ormai tra le 800, 700, 600, 1000 persone andavano nei musei, cioè più che negli stadi quella stessa domenica, beh, non è una grande prova di avvicinamento, e gran parte delle persone erano persone che non erano mai state in un museo. E gran parte di quelle persone, l'hanno dichiarato nei vari studi che abbiamo fatto, ci andavano anche per un fatto economico, perché andare con la famiglia, i nonni con i nipoti, i genitori con i figli in una famiglia al museo costava troppo. Ti avvicini al museo, lo porti nella tua vita, lo insegni ai ragazzi e te lo porti dietro. E se vai al museo vai anche più facilmente al cinema. Abbiamo fatto il cinema a 2 euro, abbiamo fatto la car giovani per avvicinare i diciottenni al consumo culturale, hanno comprato l'80% del car giovani stato utilizzato per comprare libri. Beh, mi pare un grande risultato, perché smontarla? Come hanno smontato la domenica gratuita, il cinema, come stanno riducendo fortemente anche le risorse destinate alla carta per i diciottenni, potrei andare avanti, ma anche la conoscenza e la cultura sono l'antidoto per le paure più concrete, più immediate, la paura che alimenta il populismo, la paura della diversità, la paura dell'immigrazione come se fosse un fatto uniforme, non da governare, fatto di mille sfaccettature diverse. Io il giorno più bello che ricordo della mia esperienza bella di ministro è stato proprio qui a Milano, quando a Expo abbiamo chiamato tutti i ministri della cultura dei paesi che erano a Expo. Sono venuti in 81, ho fatto un enorme tavolo, c'erano 81 ministri della cultura di paesi anche molto avversari tra di loro, contrasto tra di loro, che hanno accettato di sedersi intorno a un tavolo, di parlare della cultura come strumento di dialogo e della tutela del patrimonio culturale dell'umanità, secondo la definizione dell'UNESCO. Una mattina indimenticabile, indimenticabile. E abbiamo chiesto di portare il saluto dell'Italia a Umberto Eco, che purtroppo se n'è andato qualche mese dopo, e con un discorso breve, semplice, come sanno fare i grandi intellettuali, ci ha detto sostanzialmente una cosa, ha detto: voi ministri della cultura dovete essere portatori di conoscenza. Quasi tutte le guerre del passato, gli odi del passato, le paure e gli odi del presente derivano dalla mancanza di conoscenza reciproca, non vi conoscete abbastanza. E del resto noi cosa sappiamo della cultura, della religione, della storia, di tutte quelle persone che sono venute a vivere e vivono nel nostro paese? Sto parlando degli aspetti deviati dell'immigrazione, sto parlando dell'immigrazione regolare. Cosa sappiamo? Dopo quella giornata abbiamo avviato nel Ministero un progetto che si chiama Migrarti, finanziando decine di progetti di teatro, di musica, di cinema, fatte dalle comunità di immigrati regolari in Italia. Perché non sappiamo niente delle persone che vivono tra di noi, del loro cinema, del loro teatro, della loro letteratura, della loro storia. Un successo enorme, chiuso il progetto. Non rifinanziate, chiuso anche quello. Allora capite che su queste cose profonde c'è la differenza tra noi e la destra. E c'è anche il terreno per ricostruire il nostro campo. E soprattutto per contrastare le diseguaglianze culturali, noi forse non ce ne accorgiamo, ma che stanno purtroppo aumentando tra i giovani. Mentre noi parliamo dei giovani, per carità, per fortuna ci sono, di Erasmus, dei cervelli italiani che vanno all'estero, delle eccellenze delle nostre università, facciamo bene a rivendicarlo con orgoglio, ma c'è anche altro, purtroppo. Guardate, ve lo consiglio, è una cosa milanese peraltro, guardatevi su YouTube, ci sono dei clip prese da una televisione privata milanese che fa delle interviste che si chiamano interviste imbruttite. C'è un giornalista molto sveglio che va in una discoteca di Milano, nelle discoteche di Milano, e fa ai giovani delle domande di cultura generale, ma semplici, che Manzoni,
cos'è l'amplesso, che cosa, chi è il Presidente del Consiglio, cos'è lo spread. Molti hanno risposto, l'ho appena preso qui al bar. Ecco, è da ridere, guardate, interviste imbruttite si chiama. È terribile, ma ci fa capire che il divario sta crescendo anche lì, e quindi noi dobbiamo fare una grande operazione di investimento, darà frutto fra 20 anni, non importa, ma di grande investimento sulla cultura, l'educazione, la formazione, tutto ciò che serve, perché lì ci sono gli antidoti per contrastare il populismo, mentre nell'ignoranza ci sono gli elementi per rafforzarlo, renderlo forte, vincente. Non a caso le scelte che stanno facendo vanno, consapevolmente o inconsapevolmente non lo so, ma le scelte di governo vanno in questa direzione, cioè tagliare ciò che porta risorse alla cultura e all'educazione. Questo è quello che dobbiamo fare. So che Nicola lo farà. Io ho avuto dal Ministro della Cultura la possibilità di lavorare con lui come Presidente di Regione, abbiamo lavorato molto in sintonia facendo alcuni progetti insieme, altri lavorando nella stessa direzione senza nemmeno dirci, perché l'obiettivo poi è la formazione e i valori alla fine indicano la strada comune. Quindi sono sicuro che lavorerà su questa strada. Se il pericolo è grande, e io credo che noi abbiamo la consapevolezza di quanto è grande questo pericolo, vedete, Salvini non è soltanto, finisco, non è soltanto il danno che fa questo governo sulle singole scelte economiche e sociali, quelle si possono cambiare, è il dato valoriale. Io mi chiedo, ma cos'è successo? Tutti questi episodi di intolleranza, di omofobia, di razzismo, sembra quasi che una parte degli italiani dicesse, prima lo pensavo ma non potevo dirlo, farlo, adesso finalmente sono legittimato a dirlo, farlo. Un elenco raccapricciante, terribile. Finiscono ormai nella cronaca, ma sono decine e decine di episodi terribili che qualche anno fa avrebbero sollevato una reazione collegiale enorme nel paese, quasi ci stiamo facendo a cose inimmaginabili qualche anno fa. Allora questa capacità, se il pericolo è così grande, possiamo noi perderci in rivoli che ci fanno diventare colpevoli? Se il pericolo è così grande, prima cosa dobbiamo capire con umiltà i messaggi che il popolo italiano e i nostri elettori ci hanno dato, non fingere di non vederli. Ci hanno dato uno schiaffo gli elettori il 4 di marzo, il 4 di dicembre al referendum. Non solo abbiamo finto di non vederlo, ma abbiamo sostenuto, uso la prima persona plurale per delicatezza, abbiamo sostenuto che avevamo vinto perché avevamo preso il 40%. Il 4 marzo, secondo schiaffo, abbiamo detto che è colpa di varie cose, non ci hanno capito, adesso mettetevi alla prova, adesso vi vogliamo vedere, gli abbiamo spinto colpevolmente Lega e 5 Stelle a diventare un blocco sociale, un'alleanza di governo. Gli abbiamo spinto, per fare quella riflessione che dovevamo fare il primo giorno, per fare il congresso non è dobbiamo parlare male, no, dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato, il messaggio che ci hanno dato gli elettori, che ci chiedono discontinuità, e tra tutti i candidati Nicola è quello che esprime meglio di tutti gli altri questa discontinuità che gli italiani stanno aspettando come precondizione. Non è che basta quello, quella è la precondizione, capire il messaggio che vi abbiamo dato, ci dicono gli italiani. Secondo, ricostruire un partito che si basa sull'organizzazione, che fa formazione politica, che fa analisi, non che ha fretta, soltanto tweet. Un partito che discute, un partito in cui ci si rispetta a vicenda anche se si hanno posizioni politiche diverse. E se tu esprimi una posizione politica diversa, per cercare alla fine una sintesi, perché sei nello stesso partito, non è che attacchi qualcuno, ma fai semplicemente quello che si è sempre fatto in tutti i grandi partiti democratici del mondo, che discuti, ragioni, cerchi la strada, e la strada esce dalla discussione, non dal silenzio. Terzo punto, il PD è nato ormai più di 10 anni fa, è nato per unire. Allora univamo delle storie politiche lunghe, gloriose, è stata una grande scelta, ma complessivamente è nato per unire. In tutti gli strumenti, quelli che hanno funzionato, che non hanno funzionato, l'Ulivo, l'Unione, il PD, sono tutti nati attorno a questo grande obiettivo, unire le culture riformiste del paese. Improvvisamente siamo sembrati diventare un elemento di divisione, leccarci i baffi quando qualcuno se ne andava, e non va così. Quindi bisogna ricostruire questo campo, è difficile, lo so anch'io che è difficile, se si guardano i rancori, le storie recenti, è tutto difficile, ma di fronte alla pericolosità del nemico che abbiamo davanti, il PD deve tornare alla sua missione finale, quella di unire, e ancora una volta stiamo cambiando
Quindi scegliamo per la politica, Nicola è quello che ha più le condizioni e la capacità di fare questo lavoro di unire, anche perché l'ha fatto con dei risultati positivi, come nel Lazio, quando lo stesso giorno noi invece andavamo divisi alle elezioni politiche. Quindi c'è questa capacità. Io credo che sia un lavoro lungo, un lavoro difficile, ma sono sicuro che lo faremo e lo vinceremo. Grazie.